Dove andresti in vacanza? In Canada? Perché no? Anche le mie amiche Nikki e Mary vogliono viaggiare. Benvenute nella nostra agenzia! Abbiamo una vasta scelta di viaggi per tutti i gusti. Le Maldive, l'Italia o forse l'Australia. Wow, Nikki, voglio vedere tutto! Puoi dirci di più? Posso offrirvi una vacanza di lusso in un hotel a 5 stelle con tutti i comfort. Ma quanto costa? Non ce lo aspettavamo! È tutto quello che abbiamo! Beh, non posso aiutarvi! Forse potrebbe farci uno sconto! Va bene, Nikki, andiamocene da qui! Buona giornata! Ah, che clientela! Davvero passeremo tutta l'estate a casa! Non è giusto! Non sono d'accordo con questa previsione! Dobbiamo fare qualcosa! Ehi! E se... Vieni qui, tesoro mio! Costruirò una casa valigia! Geniale! E io una casa zaino! Così potrò portarla sempre con me! Allora, amica mia, al lavoro! Ehi, Nikki, guarda cosa ho qui! Appena in tempo, Mary, sto facendo dei calcoli! Vediamo! Dovrò accorciarla un po'! Ehi, Mary, sai come funziona questo? Certo, amica mia, ora te lo mostro! Uno, due, e... fatto! Fantastico, ma come si fa a metterle insieme? Ho un'idea! Prova con una barra lunga! Ottimo! Ora avvitiamola! Bene, bene, bene! Penso che sia perfetto! Qualche secondo e... voilà! E questo lo sistemiamo sotto! Ci siamo! Nikki ha già tutta la struttura della casa, ma c'è ancora molto da fare! E diventa più interessante ogni minuto che passa! Fare grandi buchi? Così! Ehi, Nikki! Penso che questo ti possa servire! La 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 la! Oh, che ondata di caldo! Wow, ci manca solo un rullo come quello! Mi scusi, signore, posso aiutarla? Lei è molto gentile! Penso che farò una pausa! Un po' qui e un po' là! Fatto! Spero che non gli dispiaccia! Wow, ottimo lavoro! Ma dov'è il mio rullo? Oh, che importa! Guarda questi manici pieghevoli! Esatto! Saranno perfetti per la mia cabina! Inserisci i manici nei fori. Probabilmente non è necessario. Mettiamo la barra trasversale sulla parte superiore. Ed è ora di costruire la casa di Mary! Impila le tavole in un rettangolo e avvitale tra loro. Non male, ma non ancora perfetto. Una tavola di legno, ecco cosa mi serve. Appoggia la tavola sulla struttura, tagliandone via l'eccesso. L'ordine è il mio secondo nome. Brum, brum! Non puoi fare nulla senza un avvitatore. Fatto! Oh, davvero inaspettato! Incolla l'isolante con la colla a caldo. Ma non è tutto! Rifinisci i bordi con un taglierino. Guarda, è facile! Ah, ecco fatto! Non mi sfugge nulla! Fissa la parte superiore sulla struttura. Ecco fatto! Sembra solida! Mary ha deciso di carteggiare. Wow, interessante! Probabilmente dovrei prendere in prestito questa idea. Incolla l'isolante in cima alla struttura. Il taglierino deve essere maneggiato con molta attenzione. Ora perfeziona la forma con la carta vetrata. Cosa aggiungo qui? Oh, lo so! Questo pezzo di compensato mi sarà utile. Taglia il materiale in alcuni pezzi. Perfetto! Fissa il pezzo al lato del telaio. E non dimenticare di aggiungere le cerniere. Al lavoro, amico! Sistema la seconda parte più in alto. Fatto! Non resta che coprire la parete posteriore. Le viti salvano di nuovo la situazione. Wow! Questa casa assomiglia tanto a uno zaino! Ma il bianco è noioso! Dipingiamo la casa di azzurro. L'edificio si sta trasformando. E dipingiamo l'interno di arancione. A Mary piace il viola. Allora perché non fare una casa valigia di quel colore? Stringi il tessuto intorno ai bordi della casa e fissalo con una cucitrice per mobili. Facile e veloce.
che stanchezza! Devo fare una pausa. Che ne dici di un po' di backstage? Okay. Facile! Ecco il mio selfie stick! Di cheese! Wow, che belle foto! Oh, è un'idea fantastica! Nikki, torna subito! Come vuoi! Bene, bene, bene! Vediamo! Due selfie stick sono un'ottima maniglia per la valigia! Yes! Ancora meglio di quanto pensassi! Avvolgiamo l'interno con la pellicola verde. Dobbiamo solo misurare la lunghezza giusta. È così bello! Ma cos'è una valigia senza ruote? Ecco l'idea di Mary. Mettiamo la casa sul pavimento e fissiamo le ruote. Ehi, Nikki, sbrigati! Vieni qui! Arrivo, ragazza! Ha funzionato! Cosa farei senza di te? Un gancio a molla è un'ottima soluzione. Nikki sta decorando la sua casetta. Decora i bordi con del nastro adesivo nero. Inoltre, ogni zaino dovrebbe avere una tasca spaziosa. Fissa la tasca con la colla a caldo e incolla la copertura. Anche Mary può farlo. Decoriamo i lati con il nastro rosa. È l'ora delle avventure! Le cartoline da diversi paesi creano l'atmosfera. Sembra che manchi qualcosa. È vero? Come ho fatto a dimenticarmene? Servirà una lunga cerniera. La fisseremo con la colla a caldo. La valigia è proprio come una vera. E per evitare che si perda, aggiungo una targhetta con il nome. Nikki ha trovato una collezione delle sue spille preferite. Wow, è fantastica! Più sono, meglio è. È fantastico! Nikki sembra soddisfatta del risultato. Ma il risultato può essere migliorato. Aggiungiamo una maniglia in cima e delle cinghie per trasportare facilmente la casa. Incolliamo le cinghie sul retro dello zaino. Aggiungiamo i nastri e fissiamoli con l'avvitatore. Vi presento un super zaino casa portatile. Le pareti sono facili da staccare e il tetto si alza. E per essere più accogliente potresti aggiungere una bella tenda. L'agganciatrice è di ottimo aiuto. La casa si è magicamente trasformata in una tenda. Fissa i bordi delle tende alle pareti laterali. Nel frattempo Mary sta preparando gli spazi per il futuro letto. Unisci i due telai con le cerniere. Il meccanismo pieghevole è pronto. Installa la costruzione all'interno della casa. Ecco fatto! E fissala con delle viti per sicurezza. Non dimenticare la seconda parte della valigia. Wow, ha funzionato! Metti giù il listello di legno e avvia l'avvitatore. Il letto deve essere morbido. Un materasso in gomma piuma è perfetto. Meglio dare un bel tocco di colore. Rivesti il materasso con un tessuto rosso. Mary ama tutti questi colori. La casa di Nikki sta prendendo forma. Solo che non è molto comodo sedersi sul pavimento. Ma non c'è problema che Nikki non possa risolvere. I puff pieghevoli si adattano perfettamente agli interni. Ah, adoro questo posto! L'elastico arcobaleno non solo risolleva l'umore, ma può anche decorare le pareti. E la ghirlanda luminosa aggiungerà brio. Yes! Perfetto! La casa di Nikki piacerà ai veri avventurieri. Dove posso mettere questo elastico? Vediamo. Ops, Nikki, scusa! Hey. Non puoi stare più attenta? Errore mio! Può succedere a tutti. Accessori dolci, ecco che serve per essere felici. Mary ha arredato la casa solo con l'essenziale. Una chitarra hawaiana e i suoi libri preferiti. Wow, un disco in vinile! Che pezzo d'antiquariato! Che succede se unisco retro e moderno? Potrebbe funzionare! Incolla un tubo pop sul disco. Con una semplice mossa, il simpatico pezzo si trasforma in un vero tavolino da caffè. Mary non può andare da nessuna parte senza i suoi video preferiti di trombe. La tettoia soleggiata la riparerà dal caldo. Wow. Ehi, Mary, guarda, campeggio gratis! Ci andiamo? Yes. Non c'è un minuto da perdere! Le avventure le aspettano! Le ragazze stanno preparando le loro case portatili.
Allora, in viaggio! Il tempo è meraviglioso! Siamo davvero in vacanza! Pizzicami! Sono d'accordo con te, amica! Ce lo meritiamo! È ora di mettersi comode! Le ragazze non hanno lavorato tanto per niente! Un paio di abili mosse e le case sono pronte all'uso! Mary non vede l'ora di fare visite a Nikki! Benvenuta nella mia casa zaino! Fantastico, adoro questo design! Che cos'è? Utensili da trekking? È così divertente e molto comodo! Una tazza di tè rinfrescante? Mi piacerebbe! Amica, vieni, ti mostro la mia casa! Non vedo l'ora di vederla! Eccola, la casa valigia in tutto il suo splendore! Ci facciamo un selfie? Dobbiamo ricordare questo momento! Ah, non hai ancora visto il mio home theater? Wow! Un nuovo video sul mio canale preferito! Mi piace questo posto!